la ragione di questo video è completamente sconosciuta. Ho la verifica di storia delle arti domani, dovrei studiare, ma lo farò dopo, come sempre. Dovrei fare il video per domenica, quello di Doki Doki. Tra tutte queste cose che potrei fare, che dovrei fare, cosa mi è venuto in mente di fare? Disegnare. Ho fatto anche un video ieri in cui ho cercato di disegnare. Ho fallito miseramente e ho sbroccato. Però attenzione perché ieri l'ho fatto con questa tavoletta. L'ho fatto con la tempera. E ultimamente sono un po' annegata con la tempera a quanto pare. Quindi adesso lo farò con la mia amata tavoletta grafica. Non so neanche cosa disegnerò. Non so perché lo starò disegnando. Cercherò di fare cose sensate. Sarà difficile. Io dovrei ufficialmente lasciar perdere con questi video. Ok, vorrei tipo che la giornata avesse più ore. Che così potrei fare tutto quello che voglio fare in quella giornata. Allora, scollego un attimo internet dal mio computer. Così posso attaccare la tavoletta grafica. Si è collegata? No? Sì? Sembra di sì. Proviamo. Apriamo il mio programma di disegno. Oh, non mi funziona. Che sorpresa. Devo riavviare il computer. Non me lo sarei mai aspettato dal mio computer. Intanto c'è anche il mio cagnolino, che si chiama Aru, ma è del mio bimbo. E io lo amo tanto. Se non mi fa la pipì dappertutto, lo metto giù. Tra parentesi, si chiama Aru perché il mio anime preferito è Akuma no Riddle. Non so se lo conoscete. È uno yuri d'azione, un po' horror, diciamo, thriller comunque. È tipo il mio anime preferito dal 2000 e 2015, diciamo. Ed è bello, è un bell'anime, vedetevelo. E la co-protagonista si chiama Haru. Ed è anche lei uno dei miei personaggi preferiti ever. E se lo conoscete, commentate, ditemi qual è il vostro personaggio preferito, perché ce ne sono un fottio. Il computer è tornato in vita. Non è che non mi funziona la tavoletta grafica, mi funziona la tavoletta grafica, però il computer fa storie ogni volta che la devo collegare. A volte devo aggiornare il driver. Però l'ho aggiornato tipo 3 giorni fa. Però ci sono certi aggiornamenti che sono tipo ogni 3 giorni, quindi io boh, veramente. Oddio, sapete che stavo caricando un video e spero che me l'abbia caricato prima che finisse il computer. Perché sennò sono un po' stupida. Credo di sì, perché stavo tipo al 95%. There may come a time when a lass needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. There may come a time when a hair boy employer thinks you're awful nice. Die when stocks are high, but beware when they start to descend. Then those louses go back to their spouses. Diamonds are a girl best friend. Abbiamo il programma. Allora, la tavoletta intanto si è collegata. La mia tavoletta grafica c'è la Wacom. Non che faccia molta differenza. Cioè, alla fine la tavoletta grafica è un oggetto che ti permette di disegnare sul computer, quindi se dovete avere la tavoletta che ho io, che non è quella con lo schermo, questa l'ho pagata 120 euro, che non è poco. Però è la marca praticamente più conosciuta, la Wacom, di tavolette grafiche. Invece mia sorella l'ha comprata a 30 euro su Amazon e le funziona allo stesso modo, quindi è una tavoletta grafica alla fine. È come dire un vestito di Gucci che vi costa 1000 euro. Questo vestito, magari della stessa qualità, vi costa di meno. Che okay, no, non mi funziona la tavoletta grafica, ragazzi. Secondo me devo aggiornare il driver. Driver? Che terribili disavventure. Scarica aggiornamento driver, però ho internet scollegato, ovviamente collegato sia internet che la tavoletta grafica, quindi dovrebbe funzionare. Se non funziona, finisco qua il video, basta. Io vorrei tipo fare una copertina di un manga. Una volta l'ho scritto un manga, però non l'ho finito. Perché sono pigra. Tra parentesi, con la stessa storia ho cercato anche di creare un videogioco. È iniziato bene, però poi ho mollato perché sono stupida e sono pigra. Alla fine il gioco rimane lì e se lo continuo lo continuo, se non lo continuo non lo continuo. Però non c'è veramente un mollare riguardo qualcosa. Il progetto che mi sembra più attuabile per me è scrivere la storia di quella storia. La storia della storia. Non l'ho mai scritta, però ce l'ho tutta in testa da tipo 2 anni. Adesso non mi connette neanche internet, ragazzi. Cioè, ci credete? Ok, mi si è connesso a internet driver. Lo sapete qual è un gioco che dovrei continuare? Perché io inizio un sacco di giochi, poi non li continuo. Non so se ci avete presente Katawa Shoujo. È un bel gioco. Parla praticamente di questo ragazzo che ha un intervento al cuore perché è tipo, non so che malattia, non mi ricordo. Vabbè, lui ha questa malattia al cuore e deve fare per forza questo intervento. E quando lo fa, deve prendersi le medicine per tutta la vita. Quindi, per rimanere sotto controllo, che potrebbe avere un attacco da un momento all'altro, i genitori lo mandano in una scuola adatta, diciamo, alle persone disabili. E incontra un sacco di ragazze disabili e ci fa amicizia. Noi giochiamo nei panni del protagonista. Quindi, niente, è bello in realtà, è un bel gioco. Cioè, finora mi sta piacendo. Raga, non mi dai il drive, la farò mai a scaricare questo aggiornamento perché secondo me no. Time rolls on.
And you tis gone, and you can't straighten up when you bend. Stiff back o stiffness, you stand straight at Tiffany's. Secondo me veramente non ce la farò mai. Fa aprire il coso del driver, quindi questo video è ufficialmente concluso. Metterò un titolo clickbait così tutti voi ci cliccherete. No, vabbè, metterò un titolo clickbait così vedrete quanto è andato male questo video. È veramente il video più pieno di contenuti che voi vedrete mai su YouTube Italia, anche su YouTube mondiale, credo. Quindi niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Torno ufficialmente a registrare l'episodio di Doki Doki di domenica. A parte gli scherzi, fatemi sapere se volete che disegno qualcosa, magari di una serie che ho fatto, è coerente e pertinente col canale. Se disegnate anche voi, mandatemi le vostre fanart, disegni, fanart dei giochi che ho portato, quello che cavolo vi pare, raga. L'arte è libera, quindi fate come vi pare. Quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao!